nostra azienda nasce nel 1970 da parte di mio padre, che è la Tuga Giulio, inizialmente come officina meccanica, pochi anni dopo prendendo anche il mandato per Peugeot. Nel tempo ci sono state evoluzioni di cambio di sede, di cambio di ragione sociale, l'aggiunta di nuovi collaboratori, nuovi soci, fino ad arrivare all'attuale situazione, che è una società che impiega 19 dipendenti. Noi siamo concessionaria Peugeot, per l'assistenza rappresentiamo anche i marchi Citroën e Tata e poi facciamo servizi legati al mondo dell'auto a 360 gradi. Il mio ruolo in questo momento si definisce quello di titolare. Conoscendo un po' tutte le varie realtà, cerco di occuparmi di tutto quello che si può. Oggettivamente posso essere un punto di riferimento e buona parte delle decisioni passano comunque da un confronto con me, ma chiaramente anche con i miei collaboratori. C'è Nicola, che è mio socio per quanto riguarda la parte delle vendite, Lucio, che è il nostro responsabile dell'assistenza, e infine chiaramente anche la Tuga Giulio, che è mio padre. Come quando ti leggevano gli occhi, la fretta di correre contro la pioggia, contro ogni cosa. Come quando ti leggevano negli occhi, la fretta di spingere contro la pioggia, contro ogni cosa. Per quanto riguarda la promozione delle nostre iniziative, abbinato al lancio di un nuovo modello che è la Peugeot 108, abbiamo aderito ad una serie di concerti promossi dall'Unione dei Comuni. Ci è stato proposto di aderire a questo progetto Ingranaggi Musicali e la cosa ci ha subito reso felice, perché avvicinare la musica nell'azienda è una cosa molto positiva e ci è piaciuto tantissimo. Avremo modo di ascoltare, di ospitare Max LaRocca e Braschi, che si esibiranno qui nella nostra concessionaria. Sarà l'occasione anche per un aperitivo a buffet. Speriamo che siano un paio d'ore felici, un bel connubio fra auto e arte, che insomma non sempre è così scontato. La nostra fortuna è stata quella di aver avuto la possibilità di ospitare questa situazione, che noi riteniamo molto positiva. Sotto le piedi, a prendere botte e cercare al coltello, per tutti i sogni infranti, per tutte le cose che proprio non cambiano mai. E noi abbiamo la fortuna di avere un marchio che ha una gamma molto ampia, partendo dalle utilitarie, dalle city car, arrivando anche a vetture alto di gamma, 7 posti, abbiamo i veicoli commerciali, i crossover, quindi a qualsiasi tipo di domanda potremmo avere una risposta. Essendo radicati da molti anni, abbiamo un notevole bacino di clienti che ci segue. Questa fiducia è stata guadagnata col tempo, essendo corretti con le lavorazioni, essendo giusti nei prezzi. Va sempre dato il giusto valore al servizio che si offre. I clienti ci conoscono, tutti i lavori vengono concordati prima. Essere trasparenti, ci interessa che il cliente la prossima volta che si deve di nuovo rivolgere a un'assistenza per l'auto o all'acquisto con la sostituzione, pensi a noi. Abbiamo modo di intervenire anche su autocarri pesanti fino a 50 quintali e abbiamo chiaramente tutto il servizio pneumatici, con possibilità anche di ricovero delle gomme per chi fa il cambio delle gomme estate-inverno. Magazzino ricambi comprende sia i ricambi originali Peugeot, Citroën e Tata, abbiamo una linea di ricambi che copre i ricambi di tutte le marche, in più c'è un servizio di accoglienza per chi deve rivolgersi all'officina, che praticamente, oltre chiaramente a prenotare appuntamento per il tagliando, sono in grado di fornire anche tutti quelli che possono essere i servizi aggiuntivi. A richiesta del cliente ci sono tutte le possibilità. Prendete il mio cappotto, se vi ho piantato i piedi di quel pozzo, le cose da lasciare, le cose da buttare, prendete quelle notti, ma
sapere contare, toglietemi il coraggio, toglietemi il decoro, ma non mi toglierete le scarpe di lavoro. Nel 2014 Peugeot ha ristrutturato tutta la propria rete concessionari, prevedendo solo concessionarie di dimensioni importanti, una concessionaria come la nostra, operante su un mercato relativamente piccolo, non era più prevista. Io, mio padre, Nicola, ci siamo presi un appuntamento con la direzione di Peugeot, siamo andati a Milano, li abbiamo incontrati. Abbiamo presentato tutte quelle che potevano essere le nostre proposte anche per il futuro, le nostre iniziative. Alla luce di tutto questo, conoscendo lo storico che c'era stato, prevedendo quello che potrebbe essere stato il futuro, hanno deciso di mantenere come concessionaria e quindi ad oggi la nostra concessionaria ha avuto un'espansione della propria zona di copertura di oltre il doppio. Ci spostiamo fino a Bologna, copriamo comuni come Budrio, Medicina, Molinella, Argenta verso Ferrara, Alfonsine verso Ravenna, quindi abbiamo comunque ingrandito il bacino di utenza della nostra concessionaria e questo lo riteniamo comunque un po' una soddisfazione del lavoro mio, del lavoro dei nostri collaboratori. In un momento di riduzione di tagli, Peugeot ci ha dato fiducia, ma noi stessi siamo sicuri e convinti di essercela meritata. E abbiamo accettato questa sfida orgogliosi e speriamo che i clienti ci aiutino a raggiungere questi nostri nuovi obiettivi. Occhi rossi e miele alla mattina, tracce di rossetto e di benzina. Perché in strada tutto è cambiato.